Si sono insediati a Pesaro e Fano i nuovi comandanti dei carabinieri delle rispettive compagnie. Il tenente Giuseppe Esposito, 47enne, nativo di Palermo, arriva nel comune di Fano in sostituzione del maggiore Massimiliano Papale, trasferito alla compagnia carabinieri di Cesena. Gli ultimi 2 anni ho ricoperto l'incarico di comandante della tenenza carabinieri di Falconara Marittima dall'agosto 2022 all'agosto 2024. In precedenza ho effettuato l'iter formativo presso la Scuola Ufficiali di Roma, frequentando il corso biennale. Prima ancora ho delle esperienze come ispettore in provincia di Salerno, dove ho comandato complessivamente per 9 anni 2 stazioni. Tra gli obiettivi, accrescere la vicinanza alla cittadinanza. Non mancheranno, dice il tenente Esposito, controlli sul territorio anche nelle zone periferiche della città di Fano. Sicuramente un controllo capillare del territorio, del centro abitato e delle località periferiche. In modo particolare cercheremo di sensibilizzare le persone vulnerabili sul fenomeno delle truffe agli anziani e cercheremo anche di percepire qualche altra situazione che potrebbe, insomma, andare a minare o a compromettere la sicurezza pubblica. Per Pesaro invece il tenente colonnello Maurizio Petrarca, 52enne, originario della provincia di Isernia, arriva in sostituzione di Guerrino Spina, trasferito al nucleo investigativo di Reggio Calabria. Petrarca proviene da Frosinone, dove per 5 anni ha retto il comando del nucleo investigativo e condotto importanti indagini finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ho notato molta vivacità anche sotto il profilo economico, e questa è una cosa su cui bisogna porre l'attenzione, perché un tessuto economico così florido, così ricco, potrebbe essere anche, diciamo, nelle mire di associazioni criminali che hanno intenzione magari di riciclare capitali provenienti, diciamo, da attività illecite. Per le emergenze locali, l'attenzione è rivolta al Parco Miralfiore, dove spesso si verificano episodi di spaccio. Vogliamo portare avanti i servizi a largo raggio per prevenire e reprimere i fenomeni delittuosi, ha detto il nuovo comandante dei Carabinieri di Pesaro. Sicuramente saranno degli obiettivi che ci porremo, diciamo, per cercare di porre in essere delle azioni, diciamo, dei servizi sicuramente a largo raggio, mediante i quali cercare di prevenire e reprimere tutte quelle forme di illegalità diffusa che caratterizzano questi posti.